Il colpo di testa di Gazzola in anticipo su Insigne, poi il pallone rimbalza diverse volte davanti a Brighi, quindi Zaza in un fazzoletto di campo prova a difendere il pallone, non ce la fa. Koulibaly per il Napoli, ecco l'inserimento di Hamsik, limite dell'area di rigore, posizione regolare per Higuain che si decentra, arriva il cross e poi arriva il vantaggio con Caglione. Napoli sul secondo palo, la posizione di Caglione e il gol, festeggia vicino ai suoi tifosi, un'azione che ha tagliato completamente l'area di rigore avversaria. La situazione al Mapei Stadium al minuto numero 28 dice Sassuolo 0 Napoli 1, il gol di Caglione. E complessivamente questo è un vantaggio meritato per il Napoli, che in questi primi 27 minuti ha comunque provato con più convinzione a cercare la via del gol. Adesso l'ha trovata grazie soprattutto all'assist perfetto dalla corsia di sinistra di Higuain. Dall'altra parte c'era appostato Caglione, nessun problema per lui perché a quel punto è stato tutto abbastanza facile, è stato facile infilare la palla in rete. Adesso dunque il Napoli gioca praticamente in discesa, ma attenzione perché il Sassuolo adesso proverà in tutto i modi a reagire. Comunque, come detto, vantaggio sicuramente meritato, se non altro perché la squadra ospita ha tenuto di più e soprattutto il pallone. Interpretazione della regola del vantaggio affidata all'arbitro Peruzzo di Schio, c'era un fallo, comunque un intervento sospetto a centrocampo, il Napoli ha mantenuto il possesso di palla ed è arrivato poi l'assist per Caglione, piazzato sul secondo palo ma incredibilmente troppo solo Caglione, nessun problema per spingere il pallone in rete e portare in vantaggio la formazione partenopea. In pochi giorni è il secondo gol di Caglione già in rete contro il Palermo.